stanchi. Le ferite delle lacrime del Signore non gli permettevano più di camminare. Si era compiuto in lui ogni mistero. Si fece portare alla porziuncola, volle essere posto sulla nuda terra e coperto di cenere. Si fece cantare il cantico di Frate Sole, leggere la passione del Vangelo di Giovanni. E da Roma fece venire Madonna Jacopa dei Sette Soli, che per l'ultima volta gli portò i mostaccioli, i suoi dolci preferiti ed il panno grigio al quale fu sepolto. Era il 3 ottobre 1226, Francesco aveva 46 anni.